Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video acquisti per le 2 settimane, visto che la scorsa settimana non ho fatto nessun video acquisti perché erano davvero scarsi quelli che ho fatto e adesso ve li farò vedere. E la scorsa settimana ho comprato semplicemente 2 volumi della GP, ovvero Clot Road numero 3 e numero 4. Questo è un manga davvero bellissimo ragazzi, lo consiglio tantissimo, me l'aveva consigliato The Chopper The Best ed è davvero meritevole ragazzi. Presenta una sola copertina, bellissima, da GP c'era una copertina buona, un'edizione bella, pagine bianche e con pagine a colori patinate. Veramente bello ragazzi. E tutto questo a 5,90€, perciò è un buon prezzo. Qui vedremo una svolta della trama dove Fergus e Jennifer arrivano a Royal Castrato, e mentre qui sarà quando partiranno dal Royal Castrato. Non penso sia uno spoiler, perciò penso che lo posso dire. Questo è un bellissimo manga ragazzi, lo consiglio, anzi questi 2 volumi sono forse quelli che vi faranno sempre più innamorare di questa serie, perciò lo consiglio tantissimo. Poi per 5,90€ conviene perché è un'edizione davvero buona, come avete visto, non ha difetti, la rilegatura è buona, l'inchiostro non perde, perciò lo consiglio ragazzi, è un buono shonen, anche come storia. I disegni sì, sono semplici, ma possiamo chiudere un occhio perché basta solo abituarsi. Sono semplici semplici, vi faccio vedere 2 o 3 tavole, sperando di non spoilerare niente. Un secondo, ecco, semplici, non è niente di speciale come disegno, ma penso che questo abbellisce in qualche modo la storia perché ti rende praticamente, ti interessa. C'è una cosa che ho notato però di Clot Road, io penso che possa appassionare specialmente per chi ha apprezzato i film La città incantata o Il castello errante di Howl, perché in qualche modo il mondo in cui è abitato e in cui è ambientato Clot Road ricorda molto i posti come La città incantata, davvero. Mi ha ricordato quello stile di ambientazione, perciò credo che potrebbe interessare a questo genere di pubblico. Poi oggi invece ho comprato dalla J-Pop, finalmente l'hanno ricominciato, dalla J-Pop, ovvero Defense Devil numero 7. Ne mancano solo 3 numeri. Ero rimasti quando Bichura e Kukabara e Ida Maria, o Ida Maria, a me riesce meglio dire Ida Maria, scusate tanto, in pratica superano quel muro invalicabile dopo aver scoperto il tranello di questa satira, se non sbaglio, una succube, una satira, non si è capito bene, ad ogni modo un guardiano dell'inferno. Picciura sopra copertina la solita, come possiamo vedere è piccolo il volume, 4,40€, pagina colori 0, tuttavia i disegni sono fantastici. Cerco di pigliare una tavola che non mi spoileri pure a me, ecco gli sfondi qua, bellissimi, davvero un buono shonen, consigliato perché ha tutti i requisiti di uno shonen. Inoltre si sposano molto bene con il genere di storia, lo consiglio specialmente ai ragazzi e anche a un pubblico giovanile, che non è niente male come manga davvero, provatelo ragazzi, è buono come manga. Allora, potete provare anche i primi 2 o 3 numeri, forse meglio i primi 3, perché dal 2 in poi la storia comincia a pigliare una piega più da storyboard, non da episodi autoconclusivi, perciò
Lo consiglio davvero, ragazzi. Poi, dalla Panini Comics o Planet Manga, se vogliamo, ho preso in arretrato Dead Man Wonderland al prezzo di 5,90 euro. Presenta una sola copertina. Questa è la prima stampa, perché gli altri due ho le ristampe dei primi due numeri. 0 pagine a colori. Sopra, farlo vedere, penso. Qua c'è il disegno. È un manga molto crudo, ragazzi. Perché ha mirato Dogs Sangue Pallottole, penso che lo possa apprezzare in qualche modo la storia di questo ragazzo che viene incolpato e rinchiuso in un carcere speciale che fa da parco dei divertimenti per ripagare i danni che ha arrecato il terremoto che ha distrutto il centro di Tokyo. È un buon manga, qui eravamo rimasti che Shira o Shira, non si è capito se si chiama Shiro o Shira, assume una personalità completamente diversa, da che sembrava una persona innocente, pare una persona del tutto diversa, oppure Ganta che si ritrova nei guai. Perché si rende conto della pericolosità di questo carcere. Non è niente male come shonen. Lo consiglio, ragazzi. Specialmente a quelli che adorano le scene splatter. Soprattutto quelli. A 5,90€ Dead Man Wonderland. Che se non sbaglio sono 11 numeri, non mi ricordo. Se mi vedete che sono un po' serio è perché mi manca un po' di voce. Non fateci caso, scusate, se la voce l'ho un po' seria perché mi gira un po' con la testa e c'ho un po' con la voce roca. Poi, sempre da Panini Comics o Planet Manga, è arrivato finalmente per tutti gli appassionati di Vampire Knight il fanbook. Questo non è che lo aspettavo così, tipo, ah, spero che arrivi, queste cose, no. Questo, a dire la verità, lo volevo vedere così, tra l'altro costa lo stesso prezzo dei volumi normali, perciò ovvero 5,90€. Mi sono detto vabbè, non mi costa nulla provare. Presenta una sola copertina e una buona carta, diciamo. Questo non so se si vede, questa è la copertina interna. Tutta blu con i chibi o kibi, io li chiamo kibi anche se in realtà si dice chibi. Pagina a colori, questo per la felicità di chi non ha avuto le pagine a colori per l'edizione normale. E per chi non ha comprato l'artbook se li può gustare volentieri queste pagine a colori in questo piccolo volumetto con pagine a colori patinate. Una buona edizione che mi stupisce che la Planet abbia messo a 5,90€. Mi stupisce davvero tanto. Cioè, bellissimo. E le pagine invece sì, sono giallognole, ma non penso sia un grave difetto che siano un po' giallognole. Qua ci sono tutti i particolari dei personaggi, ovvero tutto, ma proprio tutto di Vampire Knight. Ad esempio, vediamo. Le analisi dei personaggi, per esempio i loro caratteri, il loro passato, le loro stanze addirittura, cioè è una cosa completamente interessante per chi è appassionato di vampiri, per chi è appassionato di Vampire Knight, lo consiglio tantissimo, anche le analisi dei vestiti se notate, cioè veramente molto curato, è una cosa davvero bella, quindi lo consiglio. Ah, ecco, questa è una cosa che mi piace tantissimo. Fanno vedere pure gli sguardi. Non vi faccio vedere nient'altro perché l'ho solo sfogliato e ho notato tutte queste cose. E quindi chissà cos'altro, man mano che si legge, che cosa si scoprirà in questo volumetto. Io lo consiglio perché è una buona edizione. Pagine, vabbè, sono giallognole, però non possiamo lamentarci, dai. Cioè, per una volta che Panini Comics o Planet Manga, beh, dico Panini Comics oggi, non so perché ci fa delle pagine a colori, possiamo chiudere benissimo un occhio, tra l'altro la rilegatura mi pare buona. Certo,
Un po' di ondeggiature forse ci sono, però dai, chiudiamo un occhio. Per una volta che c'è la pagina colori, adesso ci possiamo stare zitti. Dai. E poi un manga che aspettavo tantissimo davvero, ovvero l'ultimo volume di Bloody Monday. Questo lo adoro tantissimo, 3,90 € per un'edizione normal, zero pagine colori, però ragazzi, lo consiglio. Questo è l'ultimo volume, non ve lo faccio neppure vedere le tavole, anzi andatevi a vedere la recensione. Non vi voglio far vedere le tavole per il semplice fatto che, essendo l'ultimo volume, non mi voglio spoilerare nemmeno una minima di vignetta su questo manga. Nemmeno una, me lo voglio godere tutto a sorpresa, non mi voglio nemmeno sfogliare. Infatti non ho avuto neppure l'intenzione di sfogliarlo per vedere com'era l'edizione all'interno. Tuttavia, lo consiglio ragazzi, andatevi a vedere la recensione se volete sapere che tipo di manga è. È davvero bello, ragazzi. Lo consiglio tantissimo per chi è appassionato di computer, per chi è appassionato di thriller, per chi è appassionato di questo genere di cose. Davvero consigliatissimo, ragazzi. Tra l'altro, l'ultimo volume, anche se Star Comics ha annunciato l'arrivo di una seconda serie, che io aspetterò volentieri. E questi sono i miei acquisti manga. Un piccolo botto. Se sono stato meno pimpante rispetto alle altre volte è perché sono un poco stanco perché ho camminato tutto il tempo. Vi leggerò brevemente l'anteprima perché se no ci metto un sacco di anni. Questa è l'anteprima numero 243 a prezzo di 1 € come al solito. E qui vediamo Nirvana. Qua ha battezzato un spazzone del gabinetto. Dunque. Qui presentiamo, togliamo la parte dei comics, Triage X2, che ecco tutte novità di gennaio, a 5,90 € questo Triage X, che se non sbaglio è lo stesso autore di High School of the Dead. Non lo so com'è per il semplice fatto che ancora non è uscito, ma comunque già avverto che il 2 esce a 5,90 € il 19 gennaio. Ah, qua c'è un'offerta speciale, ovvero Triage X1 a 5,90 € e High School of the Dead, la scuola dei morti viventi numero 7, anziché pagarli 10,20 € li potete pagare a 9 € in tutto, entrambi i volumi. Questa è un'offerta speciale che per chi ne vuole approfittare, per chi non ha appunto il numero 7 di High School of the Dead e per chi vuole provare Triage X può pagare entrambi i volumi anziché 10,20 € e 9 €, perciò 1,30 € e perciò 1,20 € risparmiati. Allora c'è Buonanotte Pum Pum, sempre 19 gennaio, copertina rosa stavolta. Questo un giorno me lo voglio comprare. Happy numero 9, sempre il 19 gennaio. Oggi tutti il 19 ci sono. A proposito, in questa anteprima non c'era nessun poster. Peccato perché io le adoro i poster, lo sapete. Ah, ecco. Poi c'è questa nuova serie, Angeloid. Questa qua. Non so di che parli, potete andare a vedere su Wikipedia. La sto sfogliando solo ora l'anteprima, scusate. Ah, ecco, Jekka Bijin, la principessa guerriera della luna, eccolo qua. L'ho visto in fumetteria. Oddio, la storia non mi ha ispirato molto, però pensavo che i disegni potessero andare meglio. Però i disegni neppure mi ispirano, perciò non penso che lo prenderò, sinceramente parlando. Ecco, il mestiere di professor Layton, per chi è appassionato della serie del Nintendo DS. Poi Sulliter 17, il 19 sempre, il manga che attendo abbastanza. Un manga che attendo è Bakuman 12, il 12 gennaio infatti, Bakuman 12 il 12 gennaio, sempre al solito prezzo, 3,30 €. E poi, per chi è appassionato di Bleach, dovrà aspettare il 12 gennaio perché esce il numero 50. E di Bleach Golden il numero 34, sempre il 19 gennaio invece.
Per chi è appassionato di Naruto, invece, è in uscita il numero 56, il 12 gennaio, e Naruto Gold 41, il 26 gennaio. Mazza quanti sono Naruto. Ecco, Cavaliere Zodiaco, siamo quasi alla fine. Siamo al conto della rovescia, perché in tutto i volumi di Cavaliere Zodiaco con lo scambas sono 50, e a gennaio esce il numero 47. Dopo gennaio ne mancheranno solo 3. Tre volumi per finire questa lunga serie. Perché in Giappone, si sa, è stato concluso, anche se spero tanto che la Planet pubblichi anche i Gaiden, ovvero gli speciali dei Cavalieri d'Oro, che mi piace tanto le loro storie. Poi, se non sbaglio, questo dovrebbe essere lo stesso autore di Kiss of Princess Rose. Il bacio della principessa, no, il bacio della rosa. C'è una nuova serie per chi è appassionato dell'autore, ovvero SLH Stray Love Hearts, di 5 volumi. Questo shoujo. E poi abbiamo, un secondo, mi devo vedere, Amorita che crede alla distruzione, numero 12. Samurai di Perchio, numero 18. E poi c'è una nuova serie di 10 volumi, Strobe Age. Non so se si legge giusto, Strobe Age. Boh. Ah, e c'è l'offerta speciale di Strawberry Age al prezzo di 1,90 € alle fumetterie che aderiranno all'offerta. Poi c'è Doll Song il numero 2, sempre il 19 gennaio, Uraji il numero 7, il tradimento conosce il mio nome, e un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, il numero 3, l'edizione tascabile. Poi la doppia Maid-sama numero 6, la scoperta d'amore numero 12, che a quanto ho capito tra le ragazze è molto atteso, e poi una nuova serie, ovvero Namita Usagi. Questa nuova serie, che tra l'altro ci hanno fatto la preview. Vi faccio vedere le tavole. Questo penso si veda bene. Sembra un tratto particolarmente shoujo, perciò un classico shoujo, non so di che parli perché ancora non l'ho letto, ve l'ho detto, no? Visto che ci sono abbastanza dialoghi, però. Ristampe. Ristampe abbiamo Bleach numero 12, no, numero 12, numero 21. Seconda ristampa, Fullmetal Alchemist 2, seconda ristampa, Fullmetal Alchemist numero 4, seconda ristampa, beh, Host Club terza ristampa, il numero 2 se intende, Naruto il Mito numero 8, seconda ristampa, Naruto il Mito 15, prima ristampa, High School of the Dead numero 4, prima ristampa, Black Lagoon numero 6, prima ristampa, Air Gear numero 3, prima ristampa, Homunculus 5, prima ristampa, Bakuman 4, prima ristampa, Sull'Iter 8, prima ristampa, Sull'Iter 9, prima ristampa, e Real 2, prima ristampa, e Real 3, prima ristampa. Questi sono tutti manga. Per chi aveva manga che costavano 5,90, adesso costano nelle ristampe 6,50 €. Ci sono stati ultimamente dei rincari dei prezzi nei manga, specialmente per le ristampe. Andiamo velocemente qua a Star Comics. Abbiamo Duradara numero 1 di 4, questa nuova serie della Star Comics. Non mi attira molto questo disegno, a dire la verità, mi pare molto stilizzato. Poi uno che mi pare uno shoujo, non ho capito bene.
Qua c'è scritto il grande ritorno di Koi Reigns della strega Ikeno, è un volume unico, Frame of If. Il prezzo di 4,20 euro. Poi volumi normali, ferita il numero 24, Siren numero 12, Inuyasha New Edition numero 27, Nodame Cantabile numero 17, Captor Card Sakura Perfect Edition numero 5, e Shaman King Perfect Edition 15. Vi faccio vedere pian piano. Non so se si vedono tutti, io ho detto quelli più o meno tutti, più o meno, quelli che sono diciamo più attesi. Meiji numero 3, che qua non ho capito come sarà la copertina, se sarà di lato o meno, non l'ho capito bene. Uchu Kyudai, Fratelli dello Spazio, il seinen dell'anno 2011, numero 11 infatti, questo. Mi pare molto bella come copertina. Tulo per un numero 12. Detective Conan Special Cases numero 7. Dragon Ball Evergreen Edition numero 4. Ayore numero 3. Blackbeard numero 13. Le bizzarre avventure di JoJo numero 25. Passiamo a J-Pop, che è l'ultima casa che è di quest'anteprima. L'ultimo numero di Love Onsen 9 di 9, 5,90 euro. Non so di che parli, sinceramente. Un grande ritorno che alla fine l'ha annunciato solo ora la J-Pop, ovvero Defense Devil numero 7, ovvero quello che ho comprato ora, infatti ce l'ho qui, che l'ha annunciato solo in ritardo. E Italia, secondo volume, che a quanto ho capito è stato apprezzato la prima uscita. E poi l'ultimo volume di My Girl. Sempre 5,90 euro. Qua il continuo dello spin-off di Haruhi Suzumiya. X volume 14 e poi Toradora numero 3. Ah, e The Climber numero 9 e Vampire Hunter di volume 5. E Vampire Hunter numero 6. Questi sono nuovi numeri di questa serie. Con questo ho concluso questo video. Non vi saprei che manga elencarvi della Ronin, della Flashbook e neanche della Goen, perché non compro mai niente di quelli e perciò non saprei quali manga indicarvi. Ho notato però l'anteprima che ha cambiato molto le disposizioni. Adesso c'è la. Come dire, l'angolo del Panini Books e poi anche l'angolo della Ronin. Se non sbaglio, c'era l'angolo, un angolo dedicato alla Ronin. Questo l'avevo visto nell'anteprima scorsa. Non mi ricordo dov'è. Forse mi sbaglio io, però mi ricordo che c'era qualcosa in più di manga. Con questo ho concluso questo video acquisti. E saluto tutti quanti, grazie per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima.